Ciao a tutti, questo è il nuovo episodio di The Man in Red e oggi andiamo a studiare un qualcosa sull'hip hop che avevo già accennato in diversi numerosi episodi nel passato. L'ho accennato pervasivamente nella perdita del groove e in tanti altri episodi dove si parla di hip hop e società. E la mia riflessione di oggi si basa su una cosa che ho sentito da un ragazzo negli anni 90, nei primi anni 90, quando ero già ben dentro nell'acquisto di dischi di hip hop, dopo una grande decade in cui mi sono riempito praticamente la casa di roba negli anni 80, che mi disse all'inizio degli anni 90, forse l'hip hop cambierà. Non è detto che rimanga così com'è, come piace a noi. Dopodiché, qualche anno dopo, quando il gangster rap incominciava a essere sempre più a prendere piede in Italia, mi disse: ecco, vedi, ci sono certi individui, detto senza razzismo ovviamente, che vengono proprio dalla strada e che hanno visto delle cose terribili o che hanno vissuto una vita di criminalità, che adesso per la prima volta hanno la possibilità di dire la loro cosa e la cultura hip hop deve tenere conto anche di questo. Quindi, in un certo senso, questo discorso dice: esistevano prima un determinato gruppo o numero di persone che sono effettivamente parte di una realtà del mondo hip hop. Prendiamo ad esempio Grandmaster Flash and Furious 5 nella rap. Prendiamo per esempio i Public Enemy nell'hip hop militarizzato e politicizzato, e prendiamo per esempio tutti quegli altri gruppi come gli Alim che nell'early hip hop avevano sempre una serie di elemento rivoluzionario anche per le loro idee politiche che sono le trovate. Se fate Alim hip hop group o hip hop band troverete siti in cui loro diciamo esprimevano le loro politiche sul nazionalismo nero, Marcus Garvey, la politicizzazione degli anni 60, del Black Panther, il Contel Pro e tante altre cose. Quindi diceva questa persona: vedete adesso, vedi Paolo, adesso con il gangster rap le cose cambiano, perché ci saranno anche tante altre cose di cui le liriche, i testi, le rime dell'hip hop parleranno di violenza, di stupri, di omicidi, di tante cose che effettivamente riflettono esattamente quello che accade nella società, no? Perché accade anche quello. L'argomento in teoria non fa una piega, però io vorrei utilizzare questa puntata per criticarlo, in maniera pacifica e per affrontare piano piano il tema di quello che è, principalmente, che pone questa frase in senso di quesito. È veramente il gangsta rap una semplice riflessione di quella che è la società oppure no? Allora, un primo approccio che si può fare a questo argomento, una prima risposta che si può dare a questo argomento è molto semplice. La società è complicatissima, è complessissima, ci sono tantissime persone. Anche tutte quelle persone che non comprano dischi, non gli hanno fatto una beata minchia di andare al negozio e comprarsi il CD, l'LP, vivono una loro vita. Così è nella società afroamericana. I neri d'America, come i neri che stanno a Torino, come i neri che stanno in tutto il mondo, non sono cretini, sono tutte persone diverse l'una dall'altra. Tra loro, come nei bianchi, ci saranno i cretini e ci saranno i geni, e ci saranno tutte le vie di mezzo e ci saranno chissà quante altre persone. Quindi il mondo è bello perché vario, vale non solo per i bianchi, ma vale anche per i neri, punto A. Quindi il fatto che il rap, in un certo senso, riproduce il gangsta rap, scusate, riproduce quelle che sono le disfunzioni e la mentalità malata dei neri, dei ghetti, è completamente sbagliata. Perché nel mondo del ghetto esiste tanta gente intelligente, tanta gente colta anche, che ci vive da una vita, che c'è nata e lì ci rimane, o tanta gente che è colta e non ci può uscire perché non ha i soldi, non ha le possibilità, o tante altre ragioni, ha parenti malati, quello che vuoi. Ci sono tante persone giovani, anziane, di tutte le età, che non hanno assolutamente ragione di sentirsi dei deficienti semplicemente perché sono neri. Quindi non è vero che il gangster rap riflette la società, e non è vero che la società dei neri è disfunzionale o malata. Questa è la prima critica che si può fare a questa frase.
La seconda critica che si può fare è che l'ingresso di alcuni personaggi che hanno promosso il gangster rap è in realtà l'espressione di una parte della società, ma non è la riflessione di tutta la società. È che ovviamente bisogna tener conto anche di loro, però bisogna tener conto anche di loro come bisogna anche tener conto anche delle frasi diffamanti e della diseducazione che danno a milioni di persone che ascoltano i loro testi. Questo detto senza nessuna moralità. E qui vediamo dei testi. Cioè, parlate con un pornografo di professione che di porcate ne fa dal mattino alla sera. Ovviamente, essendo gay, non sono estraneo a determinati ambienti, quindi non sono assolutamente un moralista e non voglio imporre nessuna morale. Però io non faccio dei rap in cui dico quello che faccio in certi posti e non diseduco milioni di persone o persone che possono essere anche fragili psicologicamente. Quindi non vado a dire a queste persone shut up bitch swallow, stai zitta troia ingoia. Cioè, è una cosa, non vi dico chi è, ma potete immaginarvelo. Non c'è niente di male a fare un pezzo che è così. E non c'è niente neanche di male a fare un pezzo dove ci sono donne che godono e uomini che sborano. Perché questi negli anni 70 c'erano dei dischi che adesso sono da collezione, dove c'erano dei pezzi di funk con gente che... Pensate a Ciba Ciba di George Benson. E poi ovviamente con la disco abbiamo Donna Summer e Pazuzu che... Vabbè, ho messo solo Donna Summer come video perché Pazuzu era impossibile da scaricare, comunque potete vederlo sul link che vi abbiamo messo a fondo. Tutto questo moaning, come si chiama in inglese, tutto questo simulare l'orgasmo è una cosa. Questa cosa, invece di trattare le donne come degli oggetti, come delle puttane da usare, è una cosa che tutto sommato è al centro di un dibattito culturale che ha coinvolto anche Carmelo Bene quando parlava dell'erotismo come rapporto tra soggetto e soggetto e della pornografia come rapporto da oggetto a oggetto, cioè tu non sei più una persona, sei un buco o un fallo o qualsiasi altra cosa, io possa vicendevolmente usare di te e tu viceversa, il tuo nome, tutto quello che non mi interessa, che hai, diciamo, di dato anagrafico, il carattere, la personalità, potrebbe, diciamo, non me ne importa qua, cioè non me ne potrebbe interessare niente. Soggetto che, tra le altre cose, è discusso ampiamente in un testo classico degli anni, penso, primi 70, di Hans Meyer, che si chiama I Diversi, che adesso vedrete a copertina, che il devoto Michele mette, così lo potete comprare o leggere in biblioteca. È lì. Quindi diciamo c'è comunque un dibattito dietro queste cose che va al di là, però c'è anche diciamo di quello che è l'effetto sulla società, ma l'effetto sulla società senza toni morali può essere discusso e criticato, perché se l'hip hop è in un certo senso il riflesso della società e si consente a un artista di dire brutta troia, taci e succhia, perché non potremmo fare ad esempio un bel rap di un pedofilo che dice come violenta un bambino, nei più grandi dettagli? Così come è, diciamo, per molta gente offensivo, inclusi anche tanti uomini, sentire una frase del tipo taci troia e succhia, perché non si potrebbe fare un bel repato su come adescare un bambino e violentarlo? Ma questa è semplicemente una discussione neutra, eh? Cioè nel senso non sto promuovendo niente, sto dicendo dal momento che permettiamo quello, potremmo permettere quello, come potremmo permettere anche un bellissimo rap dove ci si masturba di fronte a una decapitazione. Ci sono dei letterati come il Marquis de Sade e tanti altri che hanno parlato, diciamo, dell'eccitazione di fronte ad atti di estrema violenza che portano alla morte o alla tortura. Basta leggersi la filosofia del boudoir con tutte quelle complicate che Michele farà vedere in edizione Meridiani, un bel Meridiano che potete comprarvi e leggere, che, diciamo, sul piano culturale, per quella che è la tensione letteraria, è considerato il fatto che quei libri lo leggono un pugno di mosche bianche, ha un certo effetto sulla società e comunque presuppone che chi lo legga ha una cultura, perché può capitare il caso di una persona completamente ignara che si vada a leggere una roba del genere. Difficile è
che chiunque domani vada in Feltrinelli o in qualche altra libreria e si compri l'edizione meridiana degli scritti di De Sade, di Dusade, il marchese De Sade, il divino marchese, e si legga La filosofia del boudoir, Justine e tanti altri bei racconti dove cazzi e fighe volano, diciamo, come se fossero uccellini, appunto, in un parco naturale. Con violenze sortite di vari tipi, il vedasi Justine che poi culmina in una roba terrificante che è fuori dalle possibilità del mio commento. Questo mi fa anche sorridere perché effettivamente io che sono una persona rozza, ignorante a leggere De Sade, non mi fa sorridere perché non sono borghese di mentalità, ma mi fa ridere perché arriva a degli eccessi così diciamo evoluti, elevati. Che ci vuole veramente diciamo una fantasia come la sua per concepirli, tanto più che per molte posizioni sessuali e molte orge che lui aveva descritto nei minimi dettagli, in un articolo interessante della rivista degli anni 80 di Abstracta, diciamo, l'articolista, diciamo, lo scrittore dell'articolo diceva: Ah sì, ma ci vorrebbero degli acrobati per fare delle robe del genere. In realtà è alquanto difficile realizzare quelle cose. E questo quindi rimane limitato. Tutto questa Apollinaire, Dussade, ma anche alcuni libri della Delphi, come Cadmi e Armonia, che sono interessanti, bellissimi da leggere, ve li raccomando. Vedono queste cose in maniera molto interessante. La brutalizzazione della donna o la ritualizzazione e la creazione di quasi di una normalità, per quando si descrive un omicidio fin nei più minimi dettagli, è effettivamente sì la riflessione di una società e ci vuole anche chi ne parli di queste cose, ma ovviamente dipende come. Se poi si vuole parlare della grande artisticità di personaggi come Tupac, e della creatività incredibile di Dr. Dre, di tantissimi altri artisti e gruppi come i Wu-Tang Clan, e ovviamente nessuno può dire niente, sono rapper incredibili, sono produzioni allucinanti e sono cose spettacolari. Rimane però ovviamente il discorso educativo sui contenuti che effettivamente, forse per chi vive in Italia e ha dei figli, effettivamente la traduzione di quei testi è qualcosa che rende, diciamo, al bambino un pochino più difficile capire cosa viene detto, e magari quando il bambino cresce, si interessa al gangster rap, è automaticamente più protetto quando diventa adolescente uomo, per questo la stessa cosa sulla donna, nel capire quello che queste persone dicono in inglese, nel loro inglese americano. Ovviamente in America il problema è diverso, perché i bambini molto, molto giovani possono ascoltare tranquillamente delle cose di questo tipo. Cioè, fuck it, show your pussy lips, you go to Tougaloo, but I know you still flip, bitch don't trip. E quindi ovviamente uno può dire, beh, effettivamente io ho fatto di tutto per educare mio figlio, rispettare le donne, rispettare i gay, rispettare i babaluba, però effettivamente ancora adesso esistono, anzi soprattutto adesso esistono artisti che continuano questa tradizione, tra altre cose è recente. La distribuzione alle sale cinematografiche del film, come si chiama? Straight Outta Compton, con la collaborazione di Dr. Dre, poi c'è Ice-T con suo figlio che sono venuti a Londra e qui a Rizzi a presentare il film, ed è effettivamente diciamo qualcosa che è estremamente interessante per un ragazzo, una ragazza di 19, 20, 25, 30 anni che hanno tutte le protezioni culturali, spero, per poter guardare qualcosa di terribile come una donna in ginocchio schiaffeggiata e violentata da qualcuno, ovviamente non in quel film, ma diciamo in molti testi di canzoni che magari possono essere, diciamo, sia lì che altrove, perché poi uno si interessa a Dre, si interessa anche alle produzioni passate, e abbiamo Ice Cube che ovviamente non ha lesinato le donne con insulti vari, e questo è effettivamente può essere per una persona estremamente giovane e ancora in via di educazione e formazione, qualcosa di estremamente deviante. Ma andiamo con razionalità, cercando di non fare una caccia alle streghe e di non accusare nessuno di moralismo, perché questo non è assolutamente lo scopo dell'episodio.
La maggior conseguenza, quindi la più grande conseguenza di dire la rap effettivamente rappresenta la società è diciamo, rappresentare la società dei neri d'America come una merda, praticamente dove tutti sono malati. Noi sappiamo, se avremmo letto qualche libruccio, avessimo visto qualche documentario, che già negli anni 20 il blues veniva considerato musica del diavolo. C'è un bellissimo documentario, si chiama Me and the Devil Blues, Full Documentary. Detto questo, nel famoso classico libro che dico tutte le volte di Enrico Polillo Jazz, vi è un excursus di questo. Trisha Ross ci dice in Hip Hop Wars che questo era, diciamo, il jazz come il blues venivano visti come musica diavolesca che poteva corrompere generazioni e generazioni. Adorno considerava il jazz come musica, il filosofo Theodor Adorno considerava il jazz come musica commerciale, musica fatta per le masse, con quel ritmo incessante che rappresentava in un certo senso l'ordine e la ripetitività della vita imposta, diciamo, alle enormi e cospicue masse americane. Scusate un po' di sete. Pardon, non è la pubblicità, il cap di The Man in Red, ma ce l'ho qua, ne visto, ve lo faccio vedere. Quindi effettivamente il problema grosso che abbiamo qua è che questa questione di rappresentare la cultura afroamericana come una cultura, diciamo, di pazzoidi è una cosa storica. Ricordiamoci anche che nel rhythm and blues degli anni 50, molte riviste, molti giornali, che poi quando sto scrivendo nel libro in cui sto scrivendo sto catalogando e ci saranno nomi e cognomi di articolisti, di persone che a quell'epoca hanno scritto ovviamente contro l'R&B, contro il blues, contro il jazz, non criminalizzandoli ma diciamo parlandone e criticandoli in base a quello che è il mio punto di vista, senza neanche troppo accanimento. Negli anni 50, dicevo, il rhythm and blues dell'Atlantic Records diventa musica che rappresenta in un certo senso la disfunzionalità e la follia e la mancanza di controllo dei neri, quel ballare scatenato, tutto quel sudore, quell'energia spesa in maniera eccessiva, con della musica che era estremamente ritmata e quasi disturbante. Questi erano molti articoli che ricordavano quelli degli anni 20 sul blues e soprattutto alcuni di quegli articoli in cui nel jazz degli anni 30 e 40, con cui venivano descritte certe orchestre, certi musicisti con certi ritmi indiavolati. No? La parola ritmo indiavolato poi è rimasta anche nel nostro parlato, almeno fino agli anni 70, è una cosa che si usava tranquillamente, questi ritmi indiavolati, africani, no? Mi ricordo, adesso questa è una nota personale, quando mio povero nonno, buonanima, quando io avevo pochissimi anni, 12 o 13, mi portava in discoteca a Genova, al Mediterranee di Pegli, quando usciva o quando ne parlavi, cioè avevo portato il mio nipotino, ho portato Paolo in discoteca, e lui si diverte a ballare tantissimo quei ritmi indiavolati africani, no? Perché per le vecchie generazioni, per chi ha vissuto veramente nell'universo conservatrice della società bianca come una unica società occidentale che garantisce in un certo senso l'ordine e la pulizia mentale, la cultura più profonda e più bella. Diciamo, questi tum 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 oh, pum 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 sono cose indiavolate che assolutamente non riescono a entrare in questo meraviglioso mondo dell'ordine. E diciamo, la colpevolizzazione dei neri per la musica indiavolata che fanno è da analizzare in parallelo al furto che gli è stato fatto dai bianchi quando hanno preso tanti dei loro ritmi indiavolati e negli anni 50 e 60 si sono incominciati a produrre miti come Elvis Presley, più avanti negli anni 60 e 70 Beatles e poi Rolling Stones, che hanno letteralmente attinto a piene mani dal tesoro, diciamo, di proprietà intellettuale che i grandissimi musicisti neri hanno prodotto negli anni, e qui il libercolo non c'è perché da qualche parte, ma c'è il libro di cui parlo sempre, Copyrights and Copy Wrong, dove c'è una lista, diciamo, di illeciti fatti a livello di copyright, alcuni dei quali poi sono finiti in corte, per fortuna, perché i figli di questi bluesmen, musicisti jazz, avevano dei figli che hanno studiato legge, che ne sapevano un po' di copyright in America, quindi Deo grazias, un po' di giustizia è stata fatta. Però
Però è estremamente interessante vedere le cose in parallelo. Da una parte sputargli addosso e dire che la loro musica è una merda del diavolo, lo sterco del diavolo al pari del danaro, che però a tutti piace avere. E ovviamente l'atteggiamento, diciamo, disturbante quasi, dei filosofi, della scuola di Francoforte tedeschi che vedono il jazz e i film, diciamo, commerciali come un qualcosa di estremamente inferiore e quasi depravato, però lo ascoltano in un certo senso. Da un certo punto di vista c'è quella specie di repulsa borghese per una determinata cosa che si sa che c'è, e ogni tanto le si dà un ascolto, la si guarda, no? I famosi detti, che io non so se siano veri, di Adorno, che odiava i film commerciali, però ogni tanto li andava a vedere. Ecco, beh, se ti fa proprio schifo non andarci. Adesso questo ovviamente è una generalizzazione immensa. Io amo Adorno, ho letto La dialettica dell'illuminismo, ho letto I minima moralia, ho letto altre cose, una grande mente. Sto parlando però più che altro di un movimento culturale del bianco occidentale nei confronti delle culture afroamericane. Ne sto parlando in maniera così, proprio originalona, semplice, non sto andando nel dettaglio, e sono argomenti che sto sviluppando molto in scritto questi, anche perché sto andando in freestyle con qualche ausilio qua e là. Quindi la cosa più importante da capire è che questa cosa è storica. Negli anni 60 poi, con diciamo, negli anni fine anni 50, anni 60, con lo sviluppo del free jazz, abbiamo avuto dei geni come Ornette Coleman, che dalla società bianca dominante, dai giornalisti del jazz, erano visti con tutto il free jazz come delle persone quasi malate. Adesso mi piacerebbe riuscire a fare magari un post sulla pagina di The Many Red dove raccolgo tutti i link delle cose che sono ancora disponibili online a gratis, di questi articoli che, diciamo, sputavano sopra al free jazz, che sputavano sopra al blues e al jazz delle grandi orchestre degli anni 30 e 40. Se riesco a trovare il tempo a farlo, sono ben contento. Comunque sappiate che in libri come quello del Mazzoletti, di cui ho già parlato, per cui andatevelo a cercare negli episodi precedenti, soprattutto in quelli di cui parlo, se non sbaglio, di argomenti di spunto per tesi universitarie, esistono, diciamo, reportage giornalistici che sono stati messi a piedi nota oppure addirittura in testo per poter capire. Nel Mazzoletti in particolare si parla della resistenza della stampa italiana al jazz diciamo dai primi tempi in cui il jazz è arrivato in Italia dall'America. Ovviamente non sto adesso a fare grandi seghe mentali sul fatto che in epoca moderna il jazz è un genere innocuo, per cui non viene visto più come un genere problematico. Il suo posto, come il funk e come il soul più militante, ormai lo ha preso l'hip hop, perché nelle musiche afroamericane, secondo me, l'hip hop è il giusto erede di quello che doveva venire dopo tanti anni, diciamo, di soul, di rhythm and blues, di jazz, eccetera. E in un certo senso nell'hip hop, diciamo, la classe media è la classe di bianchi borghesi, ben educati, ma con un parocchi così, dove qualsiasi cosa che va al di fuori dal loro bon ton e modo di essere sociale, va solo criticato e possibilmente anche distrutto perché disturba un ordine che è predeterminato. Effettivamente, in un mondo così, una cosa come l'hip hop non ha spazio. Non tanto perché l'elogio allo stupro, alle troie di tanti artisti, diciamo, degli anni 90 è disturbante e diseducativo. Ok? Perché io non sto dicendo che il gangsta hip hop va eliminato, anzi, c'è e ci deve essere. Quanto il fatto che una cultura così critica nei confronti della società si veda Common, si vedano i Public Enemy, che con i loro testi hanno cercato di dare una certa profondità sociale a quello che è il tema dell'isolamento del nero nella società del bianco e soprattutto allo strapotere, diciamo, di elite dominate da finanzieri, politici di grande importanza, dove, diciamo, la comunità afroamericana è sempre messa in secondo piano. Anche se non si dice, sembra che siano sempre cittadini di secondo ordine rispetto a tutti gli altri. Sono
Ci sono ovviamente tantissimi testi, io consiglio tantissimo i capitoli centrali di Hip Hop Wars di Trisha Rose, ma ovviamente c'è un bellissimo articolo su due numeri fa di Wax and Poetics che parla dell'hip hop e dell'Islam, che parla come, che descrive ad esempio come nell'hip hop Q-Tip e altri importanti personaggi dell'hip hop contemporaneo si siano negli anni 90, soprattutto nella metà degli anni 90, diciamo nel 95-96, rivolti alla cultura dell'Islam, perché al di là di quello che poteva essere il discorso religioso in sé per sé, l'Islam rappresentava anche un modo di uscire dalla cultura mainstream bianca degli Stati Uniti, che imponeva, diciamo loro, una sorta di coprifuoco. Sì, le vostre cose le potete dire, la vostra musica la potete fare, ma siete sempre, diciamo, qualcosa di controverso, qualcosa che sta al di fuori della nostra bella società. E quando abbiamo, diciamo, avuto negli anni 20 e negli anni 30 in America la creazione di race label, che sono race record label, cioè etichette come la OK, per esempio OKEH e altre, che, diciamo, gestivano musica fatta da neri per un mercato prevalentemente di neri e qualche appassionato bianco, abbiamo adesso, invece, contrariamente, un genere come l'hip hop che tocca tutte le razze, tutte le culture. Parlo della musica ovviamente, non parlo di altre discipline, tra cui cito solo ovviamente il breaking, che è una cosa completamente internazionale, però diciamo, la musica comunque adesso ormai è dappertutto, in Ucraina, in Italia, in Francia, in Spagna, in Giappone, eccetera, no? Ed effettivamente, nonostante tutto, l'establishment americano considera l'hip hop ancora come qualcosa di controverso. In That's the Joint, che vorrei tanto che Michele facesse vedere la copertina, c'è un saggio di Robert D. Kelley, se non mi sbaglio, che è all'inizio dell'insieme di saggi contenuti in questo libro, se non sbaglio è nelle prime 150-140 pagine, che è un saggetto di non so, 8-9 pagine che potete leggervi tranquillamente, in cui parla proprio della demonizzazione della società americana come società con grandi psicosi e i cui individui hanno grosse disfunzioni mentali. Ci sono proprio tutta una serie di psicologi e studiosi, anche gente di una certa reputazione, psichiatri, eccetera, che concludono, che la cui conclusione dicono sì, i neri sono proprio malati. Vedete quanto si ricollega al discorso, i neri d'America ovviamente, a quanto si ricollega al discorso dell'hip hop rappresenta la società in cui viviamo. È una cosa molto pericolosa. È come dire, i film pornografici rappresentano la società in cui viviamo. Vuol dire che abbiamo una società di pornografi? Io poi sono il primo pornografo, ma io non posso dire che tutti quelli che stanno attorno a me, soprattutto a Londra dove vivo, dove ci sono milioni di persone attorno a questo edificio in cui vivo, dentro, diciamo, dentro il mio quartiere e al di fuori di esso, non posso generalizzare, ragazzi. Ci sono dei troioni come me e ci sono delle persone che non sono così. Quindi no, è impossibile dire la pornografia rappresenta la società. Ma è ovvio che a molti piace farsi dei segoni o sdittalinarsi davanti a un porno. Ma chi dice di no? Chi dice di no? Dagli anni 70 in poi ci sono dei bellissimi documentari che vorrei che vi guardasse sulla evoluzione della pornografia in Italia, che sono veramente interessanti, con le prime videocassette, poi con tutto il digitale, eccetera, eccetera, i primi amatoriali fatti su videocassetta, le prime compagnie italiane specializzate in amatoriale, ma sono anche cose interessanti, no? Chissà quanti esercizi di mano sono stati fatti su quei video, ma va benissimo, ma ci sta, ma non è tutta la società così, c'è anche chi non lo fa. C'è anche chi è fedele alla propria compagna, al proprio compagno per tutta la vita, bisogna rispettarli tutti. Dal momento che nessuno di noi è la Istat e quindi è in grado di fare statistiche, tacciamo. Non diciamo la pornografia, diciamo il film pornografico è la rappresentazione della società. Il gangsta hip hop rappresenta la società così com'è. No, il gangsta hip hop rappresenta una parte della società e non sappiamo neanche quanto grande sia. Sappiamo che l'industria discografica ha pompato sta musica tagliando un sacco di progetti che erano destinati alle release, soprattutto in America. Cioè le case discografiche quando negli anni 90, soprattutto all'inizio, all'inizio del gangster rap, si sono accorti che vendevano più di altri, vendeva più di altri questo genere, hanno detto, alright, let's cut it out, gangster rap is number one genre in the agenda.
Il gangster rap è il numero, è il genere numero uno nella nostra lista agenda di produzioni dei prossimi anni. E hanno sbattuto fuori un sacco di artisti, perché ovviamente il potere contrattuale delle major è qualcosa di disgustoso. Voi non so se vi ho già parlato di quelli che sono i 360 degrees di cui parlo ogni tanto negli episodi, che sono agreement, accordi legali tra l'etichetta e il povero artista, che sono a 360 gradi, per cui quando tu hai appena firmato un'etichetta, loro hanno qualsiasi tipo di possibilità, ti possono prendere la musica e tenerla forever, perché tanto comunque il tuo avvocato può dire non firmare, perché guarda che questo è un contratto di merda, ma gli artisti, figurati, appena vengono contattati da una major, firmerebbero anche se dovessero staccarsi tutti i denti uno a uno e regalarli all'etichetta e rimanere sdentati forever, con quello che costano gli impianti poi al giorno d'oggi. Vabbè, ecco. Comunque, abbiamo quindi un'agenda qua, che non è, cioè il gangsta hip-hop non è una cosa che viene riprodotta, diciamo, a livello di pubblico, così tanto come rispecchiamento. Non c'è un rispecchiamento, c'è un'enfatizzazione da parte di chi deve farci soldi sopra questa cosa. È ben diverso. E io ripeto a tutti, e inserisco un'altra parentesi a questo logorroico discorso che dove avete già spento tutti, ma io continuo uguale, che non sto criticando chi vuol fare i soldi con la musica, tantomeno le major. Sto criticando però il discorso che si fa nel eliminare qualsiasi altra alternativa e di enfatizzare solo ed esclusivamente un determinato genere a disfavore di altri, per soldi. È una cosa che a me non piace. A me piacerebbe che si dia pur spazio a quello, ma ci siano tante altre cose. No, quando si vede che quello vende, logoricamente si ripete questo per 10.000 produzioni. Come quando andava la filter house, stop tutto quello che c'era prima, solo filter house. Quando poi è arrivato lo stile dei Daft Punk, in cui si campionano dei chunk così, dei pezzi così di dischi anni 70. Vai anche con quello, tutta parallel compression, e quando poi sono arrivate le bestemmie e gli urli contro le povere donne, che magari sono anche quelle che sono delle gran troie, stronze, bastarde, antipatiche, ma non sono tutte le donne. Quindi effettivamente un discorso, diciamo, fatto su così grande scala, dove centinaia se non migliaia, se non decine di migliaia di prodotti sono distribuiti e venduti in tutto il mondo, fanno anche la giocoforza, diciamo, fanno anche la forza di molti razzisti, che sono veramente persone che odiano l'hip hop, che possono prendere l'hip hop e trattarlo a calci proprio perché prendono quella come scusa. Quando invece noi sappiamo che esistono degli artisti con grandissima coscienza sociale e spirito civile e che sono tutt'altro che, diciamo, inneggianti all'orgia e alla scopata, ma che ci dicono anche cose molto più intelligenti. Quindi gli argomenti, diciamo, a favore del fatto che non è la riflessione, l'hip hop non è la riflessione, il gangsta hip hop non è la riflessione della società malata nera, è, diciamo, strutturata in una serie di risposte. Io ve le leggo in ordine, diciamo, casuale, per darvi idea, diciamo, di come si può controargomentare in bullet point, cioè in punti. Allora, prima di tutto, il razzismo strutturale non è il risultato del fatto della società, che sia malata in sé, ma al razzismo che si è sviluppato nella società, diciamo, dopo, diciamo, la guerra civile. Noi sappiamo benissimo che in America c'è stata una guerra civile tra nord e sud, in cui il nord apparentemente parteggiava per l'abolizione della schiavitù, mentre il sud voleva tenerla. In realtà poi ci sono studi recenti, anche neanche tanto recenti, che dimostrano che c'erano delle bancone di New York, delle banche di New York, di Wall Street, che erano molto interessate al fatto che i neri continuassero a lavorare come schiavi nelle piantagioni, perché queste banche avevano in deposito i soldi, diciamo, dei grandi latifondisti di queste piantagioni nel sud. Quindi in un certo senso, dopo la guerra civile abbiamo l'illegalizzazione, la creazione dell'illegalità della schiavitù, ma c'è comunque la segregazione razziale, per cui ci sono gabinetti e locali per i bianchi, gabinetti e locali per i neri, e tantissime altre ingiustizie delle autorità contro i neri, che ovviamente contro i bianchi
sono molto, molto più soft, se non inesistenti. Ricordiamoci che poi la distribuzione economica in America ha teso, fino praticamente di recente, a rinchiudere i neri nei ghetti e a favorire, la razza dominante dei bianchi. Questa non è un'invenzione di Paolo Guglielmino, perché Paolo Guglielmino non è razzista e non è assolutamente una persona che ci tiene a fomentare, le varie dissidie razziali, ma è storia che vi potete leggere in un qualsiasi storico come Eric Hobsbawm nel Secolo Breve, o se volete approfondire ci sono tutta una serie sul razzismo in America che posso consigliare, sulle disuguaglianze economiche e sul trattamento diverso da parte del giudiziario e dello Stato in America, che sono state documentate in tantissimi libri, anche di storici molto moderati, quindi non stiamo parlando di Noam Chomsky o di attivisti o di noti attivisti rivoluzionari, i cui libri comunque sono sempre interessanti e raccomando da leggere. Quindi quello che noi abbiamo fatto ai neri, No, scusate, quello che l'America ha fatto ai neri, dopo la guerra civile, ha portato a, una certa rabbia da parte dei neri, che si è espressa in vari modi. Nella musica si è espressa, ad esempio, per fare degli esempi limitati, nel signifying different values, cioè noi siamo sempre sotto i vostri piedi, però stiamo facendo delle cose che voi non siete in grado di fare, esprimo dei valori che voi non esprimete, e vi pigliamo anche un po' per il culo. Ci sono poi tanti altri modi di scimmiottare il bianco, ci sono tanti anche altri modi di trattare il bianco, ad esempio scoparsi tutte le sue donne, da parte di uomini che trattano le donne bianche come se fossero degli oggetti, quando si sa che ci sono certe donne bianche che sono interessate a un certo tipo di uomo. E questa è una cosa che si è verificata negli anni 60, 70 e anche di recente, se reportage vari che si possono trovare online parlano di questa cosa. Naturalmente io ne parlo così, però ci sono degli studi antropologici molto seri che un giorno listerò, e se comprerete il libro lì c'è proprio tutto il catalogo. Adesso non sto celando queste cose per farvi comprare il libro, ma ovviamente perché al momento attuale non voglio fare una lista di cose e fare troppo lavoro extra per questo episodio, perché sennò lo finirei nel 2084, e adesso la priorità è finire il libro per l'anno prossimo. Siamo nel settembre 2015, by the way. Seconda causa della violenza nella società nera, o della rappresentazione della violenza nella società nera, è quello che dicevo prima, cioè l'hypermarketing delle immagini hip hop da major corporation. E qui ci sono stati anche dei grandi personaggi della music industry che hanno promosso il consumo da parte dei bianchi di quello che è l'immaginario violento dei neri. Si pensi alla Def Jam, tanto per dire, ma anche tante altre, no? Naturalmente con la creazione di miti e di mondi immaginari, sempre da parte dei media, come l'autenticità e la street credibility. Cioè tu non sei autentico se non parli di certe cose, se non vivi certe cose, se non sei di strada e non hai subito, non hai vissuto in mezzo alla violenza, non sei autentico. Se ci pensiamo proprio bene, è un po' strano questo, perché quando voi leggete, ad esempio, le biografie di musicisti pre-hip hop, ad esempio come Idris Mahmed su Wax and Poetics, ha una bellissima intervista, quando ancora era vivo, un genio della batteria. Scusate, tolgo la puntina dal disco. Idris Mahmed dice che quando lui era giovane andava per le strade di New Orleans e seguiva, quando era proprio ragazzino, le bande che suonavano e batteva le mani al ritmo della musica, fino a quando qualcuno lo notò, lui parlò e riuscì a ottenere in prestito una batteria, con cui dimostrò subito che aveva un gran talento, e poi il resto è storia. Vabbè, comunque anche questo ovviamente l'ho scritto con dovizia di particolari nella storia del funk di New Orleans, nel mio primo volume di dal funk all'hip hop, musica e forme. Questa rappresentazione della realtà, Idris Mahmoud l'ha messa
più o meno in alcuni dei suoi pezzi nella sua discografia, e per molta di quella che era la generazione dei musicisti dei primi anni 70, fine anni 60, come Aaron Neville, i Meters, eccetera, l'essere autentici e l'essere credibili come musicisti genuini era rappresentare quei valori della tradizione afroamericana musicali, proprio dal drumming fino ad arrivare diciamo, all'arrangiamento, all'arrangiamento ritmico, che ne so, di fiati e chitarre, di modo che si creava sì un prodotto nuovo, ma in armonia col passato. Questa era la credibilità di un musicista jazz. Nel jazz ci sono stati vari tipi di credibilità, dal fatto di essere veramente cool, come ad esempio Miles Davis, che suonava col culo rivolto, con la schiena rivolta verso il pubblico. Trisha Ross lo definì in uno dei tanti interventi che ha fatto, che sono su YouTube, un po' troppo cool. Però a me l'idea, tutto sommato, non dispiace neanche, tenendo anche considerato che a volte certi pubblici del jazz contengono dei caproni ignoranti a cui mostrare un po' di culo ogni tanto non fa male, perché tanto, in ogni caso, certi musicisti, si sa, sono stressati dal fatto che ricevono tante lettere, tante domande cretine, soprattutto negli anni 70, da parte di ammiratori stupidi che conoscevano un quarto della loro discografia e dicevano cialtronerie, non esclusi i giornalisti che ricevevano tutti i promo gratuiti dei loro album, dalle etichette discografiche, e ne parlavano male perché sinceramente erano troppo capri per capire la bellezza di quella musica, la bellezza e la complessità di quella musica. Ma su questo è un'altra chiosa, un'altra parentesi. Il punto successivo. Cultura insufficiente da parte della critica dell'establishment bianco nell'hip hop e soprattutto considerazioni eccessive su quelli che sono i fan. Allora, qui si apre un discorso che potrebbe toccare dall'antropologia a svariate scienze sociali come quella della comunicazione, su cui alcuni di voi che stanno nel giro alto dell'hip hop anche commerciale, beh, sapete benissimo cosa sono queste cose, perché chi si intende di business ovviamente si intende in primaria anche di comunicazione. Noi sappiamo che, diciamo, ci sono artisti come Gué Pequeno, che intelligentemente, io adesso Gué Pequeno l'ho criticato in un altro episodio, però bisogna anche, che non sono nell'hip hop secondo me, o lo erano, che però, che hanno fatto in un'intervista con Marco Mix, mi sembra, parlato del fatto che a loro interessa solo il business. E che Pechegno a un certo punto dice: io con la mia politica e con l'immagine che mi sono creato riesco anche a prendere categorie di persone che effettivamente non sono nell'hip hop, ma le trascino, diciamo, nel genere, o meglio nel mio genere, perché ovviamente con le mie manovre commerciali riesco a tirarli giù. Questo è un discorso molto interessante, perché è tutto praticamente, è tutto basato sulla comunicazione visiva, la comunicazione commerciale, il testo, anche la comunicazione testuale, ed è effettivamente alla base di qualsiasi commercio. Qualsiasi cosa si riesca a vendere con una buona comunicazione è effettivamente un successo da un punto di vista commerciale. Quindi, dal momento che io non demonizzo chi fa i soldi con la musica, ovviamente sono ben contento che Pechino abbia fatto questo. E ci sia riuscito, sia una persona intelligente, che sia riuscito a, diciamo. Detto questo, però, la critica su quello che è l'immaginario che una testualità del genere promuove, quando abbiamo della musica bellissima che viene ignorata perché giustamente non c'è la possibilità da parte della major industry di promuoverla, perché sono tutti occupati a promuovere quelle cose lì, porta quelli che sono i critici e le persone intelligenti, che in realtà sono asservite al sistema dei media, quindi gli intellettuali di servizio, come li chiamo io, che non fanno altro che concentrarsi sui fan e sulla violenza. Senza contare che, appunto, quella critica non corrisponde a una critica della storia dell'hip hop e di una conoscenza del genere, perché l'hip hop è molto di più. Quindi, se si vuole criticare l'hip hop, lo si può criticare in 10.000 modi, in maniera intelligente. Si può criticare la cultura hip hop, si può criticare quello che Bambata disse tanti anni fa su quella che è il manifesto, diciamo, di creazione di quella che è la cultura hip hop e della storicizzazione di determinati eventi che prima erano quasi casuali. Sono perfettamente d'accordo che il Bronx sia stato l'epicentro, sono perfettamente d'accordo che anche altri quartieri possano avere contribuito in maniera diversificata. Sono
sono anche convinto che queste cose si possano criticare e ci sono libri, ad esempio come nella raccolta dei saggi di Death Join, che si criticano diversi statement di Bambata, come si criticano diversi statement di Grandmaster Flash, come io ho fatto una puntata in cui ho criticato Grandmaster Flash quando disse che graffiti non c'entrano niente con la cultura hip hop, e ho dimostrato che in realtà c'entrano, come, perché quella è la vendita di un'immagine che comunque in altre nazioni che non sono l'America, ma anche nell'America stessa, ha creato un binomio nella mente di tutti i giovani che si erano appena affacciati all'hip hop, che in un certo senso ha dato un imprinting iniziale in cui il graffito era praticamente nella memoria del b-boy sin dal primo Vagita. Beat Street, no? Ecco. Questo è il vagito del neonato che guarda Beat Street e vede tutti quei graffiti e non sa cosa c'è dietro, non sa che magari chi ha fatto quei graffiti ascolta New Wave. Potrebbe anche essere, diciamo, la stessa cosa di qualsiasi film. Se io sapessi Greta Garbo o qualsiasi star del cinema del passato che non gliene fottesse niente dei film che ha fatto e che in realtà pensava solo a prendere dei cazzi in culo, io potrei pensare benissimo... potrei vedere benissimo quei film con un occhio diverso. Il problema è che comunque l'imprinting iniziale nel vedere Beat Street o vedere in un film di Greta Garbo una determinata passione mi fa credere che l'attore ci abbia creduto, ed è un'illusione personale, di questo ne sono d'accordo, ma il mondo si basa sulle illusioni personali. Noi vediamo una bella figa per la strada e pensiamo che sia una persona splendida, ce la vorremmo sposare, la vorremmo avere con noi, magari poi è una stronza di prima categoria. La realtà è inconoscibile. Se noi conoscessimo tutta la realtà, probabilmente non faremmo niente. Perché conosceremmo sia tutte le cose belle, ma tutte le cose orribili. E di ogni persona conosceremmo sia i lati positivi che anche quelli più interiori, depravati, schifosi e vergognosi. Per cui nessuno farebbe più niente e vivremmo tutti nel disgusto totale degli uni con gli altri. Per questo che fortunatamente l'essere umano non riesce a leggere nel pensiero degli altri. Se c'è qualche fortunato con queste capacità, sono veramente pochi. Non so se ci sono, ma se ci sono mi dispiace per loro anche un po', perché effettivamente io non voglio conoscere il vostro pensiero intimo, a meno che non me lo vogliate dire, non voglio leggermelo, diciamo, involontariamente, come in un bel episodio di The Twilight Zone, e quindi in un certo senso quando critico qualcosa lo critico per come mi appare, per il massimo degli elementi che sono riuscito a trovare in rete o sui libri e per come mi appare. Per cui questa parte, diciamo, su cui ho chiusato tantissimo, è insufficiente e critica progressiva dell'hip hop su quelli che sono gli atteggiamenti dei fan, dei leader e degli artisti stessi, e specialmente il rifiuto di considerare la violenza originaria che è stata fatta sui protagonisti del ghetto. Ovviamente parliamo qua, vive ancora in molti di noi veterani, diciamo, non, io non mi reputo un veterano di qua, ma veterani, diciamo, degli anni, diciamo, del collezionismo, no? E di varie letture, diciamo, quelli sono gli eventi degli anni 60 e delle violenze che sono state fatte. Gli attivisti, diciamo, americani, le Black Panther completamente distrutte dall'FBI e tante altre cose che potete leggervi in una quantità di libri. Basta che digitiate in Google COUNTELPRO, COUNTELPRO, e vi salta fuori una bella pagina Wikipedia dove c'è meno dell'essenziale, però vi dà un'idea di quello che è. E lì c'entra anche la morte di Tupac. Ed è una storia lunga che parte dagli anni 50. Ma non voglio anticiparvi niente, però diciamo che esiste tutto un filo tra tutte le cose che vedete, le cose sono successe. Ovviamente un filo che io traccio da un punto di vista prettamente teorico. Però questi punti che vi ho appena elencato sono il controargomento che si può fare a chi detesta ed è disgustato dalla musica hip hop per quelli che sono i valori che promuove, no? Quindi ci sono determinati valori che sono promossi da determinati artisti, ma quelli non sono tutta la cultura hip hop. Quella è l'enfatizzazione da parte di Major ed è il risultato della critica da parte di molti personaggi influenti nella cultura e conosciuti tramite il grande pubblico nei media, che hanno parlato e sparlato di quelli che sono gli atteggiamenti dei fan, creduloni e cretini,
di determinati prodotti estremamente volgari che in un certo senso sembrerebbero, se si guarda un qualsiasi reportage di questi personaggi, tutta la cultura hip hop. I party di Maurizio non esistono in televisione, no? Il Concrete Jungle non esiste in televisione. Scusate ragazzi, ma perché il Concrete Jungle non esiste in televisione vuol dire che non esiste. Perché i grandi critici della musica non parlano del Concrete Jungle, vuol dire che non c'è. Perché Schizo a Milano organizza determinate cose e magari non ne parla Maria De Filippi, vuol dire che non esiste Schizo. Cioè, perché nella TV che guardiamo tutti i giorni una cosa non viene menzionata, vuol dire che non esiste. No, ragazzi, è vero l'inverso, ricordatevelo. Quello che vedete di solito espresso dai grandi media, è esattamente il contrario di come stanno le cose. La realtà è molto più complessa e ci sono tantissime persone che stanno dentro l'hip hop da tanto tempo, tantissimi che ci stanno a metà, tantissimi che ci stanno un po' così e ci vanno e ci escono, tantissimi che non si sa se ci sono, ci fanno, eccetera. E tantissimi altri attori che entrano e escono da questo mondo e che contribuiscono alla sua crescita o alla sua distruzione. Ma è molto più complicato il mondo dell'hip hop. Io mi rendo conto che scrivendo quello che sto scrivendo verrò criticato da tantissimi di voi perché più vado avanti, più mi rendo conto che è una cosa così complicata che non riesco proprio a. È una voragine un pozzo senza fondo, è una voragine infinita. Mi dispiace se vi deluderò, però ovviamente sono un essere umano e non Pico della Mirandola. E quindi abbiamo in un certo senso raggiunto un punto importante del nostro piccolo, diciamo, discorso, quello che verte sulla totalità dell'espressione, no? Abbiamo già parlato 100.000 volte in molti modi, ma sappiamo anche che in America esistono delle radio, o meglio, praticamente tutte le major radio hanno, diciamo, una rotazione continua delle stesse cose. Voi dimenticatevi che una major radio in America suona quello che dove ci sono dei programmers che suonano quello che vogliono. In molti casi ci sono, quasi in tutti quelli dei major radio, sistemi digitali che mandano avanti le tracce e poi ci sono dei parlati che sono registrati anch'essi in digitale, che sono opportunamente inseriti tra le varie tracce che dicono bellissima traccia che adesso è. Facciamo sentire tada di tada da. Sono esperimenti che, diciamo, sono stati fatti precedentemente con l'introduzione di sistemi digitali per radio che adesso sono arrivati al culmine, diciamo, del loro sviluppo attuale, per cui noi abbiamo praticamente un sistema automatizzato in America che, non, sono in Inghilterra, in America hanno un sistema automatizzato che produce tutta una playlist di cose che si ripetono sempre e che in un certo senso forgia quelli che sono i gusti delle generazioni future. Quando sono stati intervistati alcuni di questi, diciamo, responsabili, direttori, anche gente di alto rango, hanno detto: ma io vorrei suonare più musica bella, Common, Talib Kweli, però non paga i conti questo, perché la gente vuole sentire gangsta, la gente vuole sentire roba più aggressiva, più violenta. Che cosa volete da me? Gli artisti dicono la stessa cosa, gli artisti dicono io se devo vendere copie, se non vendo copie nel contratto e nel contratto ho un'obbligazione che se non vendo tot copie sono fuori dal contratto e quindi rimango senza lavoro, cosa devo fare? Se io non vendo certe cose, effettivamente, se io non faccio gangster rap o certe cose, che sto facendo quindi per soldi, per rimanere nel business, allora effettivamente non sono più dentro il gioco, il grande gioco. Io voglio apparire, io voglio i soldi, voglio le Rolls Royce, voglio l'appartamento bello, voglio la figa, voglio il cazzo, voglio tutto. E quindi giustamente io devo vendere il più delle cose. Quindi se va il gangsta rap, faccio il gangsta rap. Se domani andrà l'Angelical rap, farò il rap degli angeli. Questo è il discorso, no? Che è un discorso estremamente, diciamo, rivelatore, diciamo, no? La dichiarazione centrale l'ha fatta Nelly in un'intervista di 7-8 anni fa, mi sembra, quando disse: io sono qua proprio perché faccio quello che effettivamente vende. E grazie al cazzo. Poi magari lo sa fare anche bene, però
è là perché fa effettivamente quello che vende. E quindi, giustamente, se non facesse quello che vuole la gente, quindi non si può uscire da questo sistema. Non si può fare della roba più bella o più particolare o più raffinata perché non venderebbe, nessuno pagherebbe i costi. Peccato però che ci sono stati dei periodi storici in cui la musica veniva prodotta, musica anche molto difficile, su disco e si vendeva come? Ovviamente uno potrebbe dire ma adesso c'è il digitale, i dischi non si vendono più. D'accordo, si potrebbero vendere l'MP3, perché comunque anche di Nelly o anche di Dr. Dre si può scopiazzare tutto. Il discorso vale comunque in ogni caso, no? Vendi di meno, però poi sempre comunque potrebbe arrivare un periodo della storia, spero nel futuro, anche non troppo lontano, spero di esserci ancora, in cui si venda della gran bella musica e si facciano dei gran soldi su della musica molto bella, così insomma, quando accendo la radio magari non sento le solite quattro cagate che vengono ripetute per tutta la settimana. Un'esperienza tra le altre cose che ho fatto ultimamente era quella di aver aperto in maniera proprio così giocherellosa, giocosa, una piccola radio, Radio Paolo 2000, che effettivamente è una cosa che avevo fatto con Michele di De Manirè, tanto per fare una cosa diversa, su un sito che non cito perché non vorrei poi essere, diciamo, denunciato per diffamazione. Però su questo sito che ospita, diciamo, delle radio c'è la possibilità di mettere all'inizio per i primi mesi solo 1000 file audio. Se per caso tu raggiungi questo limite, puoi sempre aggiungere tanti file quanti vuoi se li trovi, diciamo, nel loro sistema e li associ alla playlist della tua radio, cioè li inserisci da lì. Quindi dopo i primi 1000 file che tu puoi uploadare in MP3 a bassa qualità, perché di più non ti lasciano fare. Almeno in quella lì, dove non paghi, ci sono tutti gli altri file della radio. Adesso io ho detto che bello, vabbè, dai, a 1000 ce li abbiamo messi, mettiamoci anche qualche altra bella cosa. Voi non ci crederete, voi non ci crederete mai. Però in questa radio, a parte noi che avevamo uploadato dei dischi di Roy Ayers, quando abbiamo cercato nel loro database per aggiungere altre cose di Roy Ayers o di altri artisti funky jazz, non c'era niente. E non sai quante radio digitali c'erano in questa radio già established. Quindi vuol dire che la maggioranza delle radio, o comunque delle persone che al giorno d'oggi propongono informazione, anche alle volte minoritaria nei media, seguono il mainstream. Perché se in un database dove ci sono migliaia e migliaia di radio non c'è un pezzo di Roy Ayers, questo vuol dire che non c'è nessuno che si cura di qualcosa che potrebbe anche essere inserito, ma non si mette. Abbiamo cercato artisti mainstream, e non voglio fare i nomi, e praticamente tutte le radio mettevano le stesse cose. E questo è per una radio su internet. Pensate alle radio invece che lavorano ancora su FM, via etere, no? Ci pensate un po'. Adesso ovviamente sono sicuro che in Europa siamo messi meglio che in America, abbiamo delle gran radio, dove sia internet che non, dove ci sono dei gran bei programmi. Quindi senza essere specifico non voglio sputtare merda, però diciamo i dati che leggo in America sono questi. E per essere più precisi posso dire che in America ad esempio al giorno d'oggi, fin dagli anni 90, si suonano sempre le stesse canzoni, esattamente in particolare dal 1996, da quando è stato promulgato il Telecommunications Act. Dove i programmi adesso suonano le stesse canzoni per 140 volte la settimana. Cioè, questo vuol dire che una stessa canzone che vi piaccia o no, l'ascoltate in America 140 volte alla settimana, prima o poi vi rimane nella testa, soprattutto se è facile da ricordare. Escludendo ovviamente tutto il resto. Se voi pensate che la maggior parte della gente, in generale, in America come altrove, ascolta, diciamo, radio e guarda televisioni, grosse, perché sono quelle che raccolgono più numeri in senso di audience, e se pensate che una radio manda sempre le stesse cose, la gente è convinta che ci sia solo quello. Quando io parlai con un'amica di mia sorella tanti anni fa, quando ero ancora a Genova, e
E gli dice, sì, vabbè, effettivamente, cavolo, ste radio mandano sempre le stesse cose pop. E sta qua mi risponde, ma che cosa c'è oltre a quello che le radio mandano di pop? Cioè, come dire, esiste altra musica? Allora qui arriviamo a un altro discorso, che è quello dell'ideologia. Cioè, abbiamo cioè una mentalità diffusa che porta le persone a credere che quello che i media rappresentano è quello che è, e in questo senso torniamo qui alla rappresentazione, che se le radio e le etichette discografiche pagano tramite dei promoter le radio in America per produrre, per suonare il più possibile certi artisti hip hop che bestemmiano su tutto, la gente crederà che quello è l'hip hop, la gente crederà che quella è l'unica musica hip hop che c'è e che quella musica è la riflessione della società dei neri, che sono tutti pazzi, schizofrenici, assassini, criminali, donnofobi, così, e questo è. Quindi i gruppi come Roots, personaggi come Talib Kweli, come Common, che sono quelli che adesso nomino un po' sempre, ma tanti altri che ci sono, tutti gli artisti di Walks and Poetics indipendenti, bravissimi, incredibili, che parlano di tante cose tranne che di cose diciamo che sono in comune con quello che è il gangster rap, dove non ci sono beef, dove non ci sono insulti omosessuali a donne, a gruppi di persone che stanno in minoranza a livello sociale o che sono sempre stati bistrattati nei secoli dei secoli e che sono sempre stati considerati delle merde. Effettivamente questo è totalmente obnubilato, nascosto, rimosso da quello che è il programma delle major radio in America. È per questo che in America adesso l'hip hop it's all about the money, e questo risponde anche all'altra questione quando si dice ma in America l'hip hop it's all about the money. Ma certo che it's about the money, perché ovviamente chi non vuole fare i soldi con la propria musica? Cazzo, i miei album vorrei venderne 10 miliardi di copie per poter fare musica sempre più funky. Scusate, tolgo una cosa qua. Allora, voglio citare per prima cosa una cosa interessante di Borges. Tutte le opere, avete bello consumato, bello letto, bello vissuto. L'arte di ingiuriare è nel primo volume di tutte le opere dei Meridiani, che vi raccomando, non sono un dipendente della Mondadori. Vi leggo un pezzettino che si lega molto ai dissing post 8 Mile di Eminem, ma si lega anche moltissimo al gangster rap e a tutti i vari dissing e le beef che ci sono state, che sono state registrate su disco. Borges ci dice in un pezzettino dell'arte di ingiuriare, a pagina 609 del primo volume: notai subito una cosa, la giustezza fondamentale e il delicato errore della mia congettura. Lo schernitore procede con cura, infatti, ma con la cura del baro che ammette le finzioni del gioco delle carte, il suo corruttibile cielo costellato di persone bicefale. Tre re comandano nel poker e non significano nulla del trucco. Il polemista non è meno convenzionale. D'altronde già le ricette dell'obbrobrio stradale offrono una illustrativa maquette di ciò che può essere la polemica. L'uomo della strada indovina la stessa professione nella madre di ogni passante. Oppure vuole che si trasferisca subito in una località molto diffusa che ha vari nomi, o scimmiotta un rozzo suono, e una insensata convenzione ha deciso che l'oltraggiato da queste avventure non sia lui, bensì l'attento e silenzioso uditorio. Questa è un'osservazione molto intelligente, molto bella di Borges, che poi continua, e spero che vi leggiate prima o poi questo bellissimo scritto di Borges, che procede poi con l'alfabeto convenzionale dell'obbrobrio, dell'ingiuria, come i sonetti venivano usati, le sfide tra i poeti, includendo anche Dante. Parla poi della Divina Commedia tra il calcio che Dante dà a Filippo Argenti, tutta una serie di cose che diciamo in un certo senso non fanno, in un certo senso non voglio giustificare niente che sia violento o cattivo, ma che giustamente fanno vedere che l'uomo è così nella sua natura e che fondamentalmente esistono dei caratteri e delle tipologie di persone
che con l'arte di ingiuriare vivono in un'esistenza, in un mondo che è tutto loro, ma che non è così veritiero come loro pensano sia. Quando indovinano, ad esempio, la professione, cercano di indovinare la professione della madre di ogni passante. La seconda parte, la seconda citazione un pochino dotta che volevo aggiungere è quella di Borges, quando parla di aver visto, ovviamente in uno dei suoi racconti più famosi, l'Aleph, un puntino sospeso nello spazio, da cui si riesce a vedere la realtà di tutto l'universo da tutti i punti di vista. Dice: nella parte inferiore della scala, sulla destra, vedi una piccola sfera cangiante, di quasi intollerabile fulgore. Dapprima credetti ruotasse, poi compresi che quel movimento era un'illusione prodotta dai vertiginosi spettacoli che essa racchiudeva. Il diametro della Aleph sarà stato di 2 o 3 centimetri, ma lo spazio cosmico vi era contenuto, senza che la vastità ne soffrisse. Ogni cosa al cristallo dello specchio, ad esempio, era infinite cose, perché io la vedevo distintamente da tutti i punti di vista dell'universo. Vidi il popoloso mare, vidi l'alba, vidi la sera, vidi le moltitudini d'America, vidi un'argentea ragnatela al centro di una nera piramide, vidi un labirinto spezzato, era Londra. Vidi infiniti occhi vicini che si fissavano in me come uno specchio. Vidi tutti gli specchi del pianeta e nessuno mi rifletté. Vidi in un cortile interno di Via Soler le stesse mattonelle che 30 anni prima avevo viste nell'andito di una casa di Calefrai Bentos. Vidi grappoli, neve, tabacco, vene di metallo, vapor d'acqua, vidi convessi deserti equatoriali e ciascuno dei loro granelli di sabbia, eccetera, eccetera, eccetera. Una lista di cose che rappresentano la sua cultura. Vedete? Il rispecchiamento della realtà alla fine è avere la fortuna di trovare questo puntino che si pensa, la leggenda dice che ce ne sono solo alcuni in giro per il mondo e sono all'interno di abitazioni, di privati o di edifici di cui non si sa niente e sono puntini da cui si riesce a vedere tutto l'universo. Naturalmente questo è uno scritto di Borges che ovviamente è sicuramente generato dalla sua fantasia. E questo episodio si chiude con la lettura di uno dei, ovviamente, miei preferiti episodi di Borges del secondo volume delle opere dei Messi Meridiani, che si chiama Il Libro di Sabbia. Il Libro di Sabbia è un libro che Borges scopre avere ricevuto da un ignoto visitatore con cui lui scambia una Bibbia rara. E questo libro scopre, gli viene presentato come un libro eccezionale, e eccezionale lo è veramente, perché possiede infinite pagine e c'è scritto di tutto, qualsiasi cosa. E qui c'è una breve parte del libro di Sabbia in cui lui parla della prima esperienza con questo libro appena lo apre per la prima volta e dice: lo aprì a caso. La scrittura mi era sconosciuta, le pagine che mi sembravano consumate e di tipografia scadente erano stampate su 2 colonne, alla maniera di una Bibbia. Il testo era fitto ed era ordinato in versetti. Sugli angoli superiori delle pagine c'erano numeri arabi. Mi colpì che la pagina pari portasse il numero, mettiamo, 40.514 e la seguente pagina, dispari, il numero 999. La voltai, l'altro lato aveva un numero di 8 cifre. Vi era una piccola illustrazione, come si vede spesso nei dizionari, un'ancora disegnata a penna, come dalla mano maldestra di un bambino. E l'ignaro visitatore che gli dà questo libro, che gli offre questo libro, dice: la guardi bene, non la rivedrà mai più. Chiusi il volume, osservandolo in che punto lo avevo aperto, subito dopo lo riaprì, inutilmente cercai la figura dell'ancora. Ok? Poi, dopo mesi che lui aveva, diciamo, possedeva questo libro e spendeva ogni ora del giorno e della notte nel leggerlo, dice una cosa incredibile. Verso la fine dell'estate capii che il libro
era mostruoso. A nulla valse considerare che non meno mostruoso ero io, che lo percepivo con gli occhi e lo palpavo con 10 dita provviste di unghie. Sentì che era un oggetto da incubo, una cosa oscena che infamava e corrompeva la realtà. Ecco, allora, questo assieme alla Lef sono due oggetti, uno un pochino più spirituale, etereo, una pallina sospesa nello spazio, dove fissandola con l'occhio in vicinanza, una specie di cristallo sospeso nello spazio in qualsiasi luogo, in una cantina, in una strada, dove osservandola si vede tutto l'universo da tutti i punti di vista, umani e anche animali, perché no? E il libro di sabbia, che è un libro che contiene un numero infinito di pagine dove c'è scritta qualsiasi cosa, dal poema più divino e più curato fino ad arrivare al racconto più porco e al disegnino del bambino fatto male con quattro sghiribizzi in qualsiasi lingua dove non si capisce niente, con pagine che sono infinite, per cui i numeri sono a caso, con un'infinità di cose che sono messe quasi a caso, perché in un libro con infinite pagine non ha senso avere una struttura, perché non finisce mai e non inizia mai. Difatti, se leggete il libro di sabbia, lui dice che a un certo punto gira le pagine dall'inizio e dalla fine del libro, ce n'è sempre una nuova. Cioè, nel senso, lui va alla fine del libro e compare sempre una nuova pagina con un numero completamente diverso e assurdità varie, no? Quindi, un libro come un qualcosa che si può vedere, che rappresenti tutto l'universo da tutti i punti di vista, ci dice Borges, è mostruoso, ma è comunque fa venire le vertigini. Cioè, se veramente esistesse un genere musicale che rappresenta tutti i punti di vista di tutti nella società, chissà cosa sarebbe, sarebbe disumano. L'essere umano non può creare qualcosa di unitario che rappresenti completamente tutti i punti di vista di tutta la società. È assolutamente impossibile. Pensate a tutte le visuali dalle quali si può vedere l'interno di questa stanza. Pensate a tutti i punti di vista con cui mi si può vedere da qualsiasi angolazione, tutte le idee che si possono avere su di me. Quindi è ovvio che non può essere un genere unico la rappresentazione totale della società, perché la rappresentazione totale della società, a mio avviso, è impossibile. È come l'interpretazione artistica della totalità. È come l'interpretazione, diciamo, letteraria, la revisione letteraria della totalità. La totalità a cui può fare riferimento un artista, come a cui può fare riferimento un filosofo, è la propria visione della totalità. Quindi la totalità con la quale lui interpreta, diciamo, la società in base alla sua verità, che poi può anche essere qualcosa di estremamente interessante. E può fare scuola, e può creare proseliti, e può generare tutta una serie di cose. Ma dire che gangsta hip hop è l'unica realtà esistente, come anche che il freestyle nel rap è l'unica tecnica esistente, è dire che esistono delle cose che sono una rappresentazione totale della società che effettivamente non sono. Quelle sono parti della complessità del reale. E di conseguenza io penso che, come ho diciamo, controargomentato prima, diciamo, questa cosa che mi fu detta tanti anni fa, ecco, cioè che il gangsta hip hop era l'unica rappresentazione della società che fosse veramente realistica ed autentica, ho appena fatto vedere come, diciamo, un'interpretazione dotta di un grande letterato ci dà uno stimolo, ci dà come si può dire, un'idea di cosa voglia dire avere qualcosa che rappresenti tutti i punti di vista della realtà, di qualcosa che ci dia l'idea dell'infinito. È mostruoso, è vertiginoso. Io vivo a Londra, ho visto non tutti i posti del mondo, ma immagino tutte le altre persone che hanno visto cose che io non ho visto o cose che io ho visto da un diverso punto di vista, o che hanno conosciuto persone che io ho conosciuto o che non ho conosciuto da diversi punti di vista o da punti di vista simili ai miei, ma leggermente diversi. È per questo che l'omologazione come l'identità sono tutte grandi parole che servono all'interno di, diciamo, insiemi specifici, di giochi culturali, di ambienti, di contesti circoscritti. Nel momento in cui si vuole veramente rappresentare il tutto, è molto problematico ed è questa la grossa difficoltà che
che abbiamo noi nell'accettare qualcosa che non sia effettivamente la rappresentazione del tutto. Cioè, che questo non vuol dire che la realtà è una collezione di punti di vista che sono tutti relativi, per cui non esiste una verità, ma vuol dire che non può esserci nessun genere musicale che può essere il portavoce della totalità delle cose nel mondo.